Si chiama Emma Fox, è una donna di 35 anni di età, stava giocando a casa col figlio quando all'improvviso ha avuto un attacco epilettico. È stata portata con grande urgenza in ospedale, le hanno fatto un attacco che ha rivelato che aveva una massa tumorale. Ebbene, dopo quasi 20 anni di tempo, dopo aver avuto il tumore, ha scoperto una recidiva tumorale mentre stava giocando ai videogiochi con l'amato figlioletto. Madre di 4 figli. Aveva un oligodendroglioma a 17 anni. Le convulsioni nel 2005, lo svenimento in una scuola, abuso per attacchi di panico, mail per attacchi. Le analisi approfondite hanno evidenziato una massa tumorale. L'hanno messa in operazione chirurgica, secondo i medici poteva eliminare il male per sempre. È stato così fino al 2021, poi però ha avuto dei segni di recidiva, le hanno cambiato letteralmente la vita e quindi ecco che ha scoperto di avere un tumore al cervello. La donna ovviamente non è contenta di quella triste diagnosi. Narratore italiano di tutto, ciao a tutti.